si chiancemo, ti canto a così. Quanto vuoi amore mio, la me grande fantasia, io ti porto un sema mia, un tuo paradiso di felicità. Saccio di chi la nuova stagione del teatro, ovviamente, ma è per virgolette festeggiare la riapertura finalmente di questo teatro dopo ben 3 anni e mezzo difficilissimi. Voi sapete tutti che il Teatro Zappalà ha fatto la storia della città di Palermo e che ha dato per ben 28 anni la possibilità a giovani artisti locali e non di intraprendere, iniziare e avviare la loro carriera artistica. Oggi siamo qui con Valentina Vitale, che è la nuova proprietaria, direttrice artistica di questo teatro, e quindi sento di poter dare subito la parola a lei. Ma prima voglio ringraziare chi ha permesso che questo teatro possa finalmente riaprire. Quindi ovviamente il Comune di Palermo, nella persona del sindaco Roberto Lagalla, che oggi non è potuto intervenire, ma di cui è qui in rappresentanza l'assessore alla cultura Giampiero Cannella. Grazie Assessore per essere intervenuto intanto. E, ovviamente dobbiamo ringraziare anche il consigliere comunale Gianluca Inserillo, che ha partecipato attivamente e ha caldeggiato la riapertura di questo teatro, e senza il suo aiuto sicuramente avremmo avuto molte più difficoltà di quelle che già non abbiamo dovuto affrontare. Adesso lascio la parola a Valentina, che sarà lei a continuare a spiegarvi il tutto e a raccontarvi la storia di questo teatro. Rimango in piedi, non so per quanto, perché ho un piede offeso. No, è giusto che sì. Allora, intanto mi leggo ai ringraziamenti che ha fatto Isadora, perché veramente attivamente tantissimo. Il nostro paladino, noi l'abbiamo chiamato, il nostro angelo custode è stato Gianluca Inserillo. Lui è stato il nostro angelo custode, chiaramente ci ha supportato, ci ha aiutato in questa impresa, l'impresa appunto di riavere questo teatro e riavere un contratto di locazione con il Comune di Palermo per il terreno. Gianluca ovviamente è stato consigliato a sua volta dal sindaco Roberto Lagalla. Anche a livello regionale abbiamo avuto molto aiuto nella persona dell'onorevole Di Tamaio. Quindi diciamo ci siamo stretti tutti, perché appunto questo teatro non poteva essere distrutto, cosa che qualcuno aveva pensato di fare, e invece noi abbiamo voluto lottare proprio perché 28 anni di storia non si potevano cancellare in questo modo. Il teatro è stato costruito con un impegno incredibile 28 anni fa. Dopo 28 anni tutti gli artisti che abbiamo partecipato, me compresa, alle varie stagioni, alle varie produzioni che si sono succedute in questo teatro, insomma non potevamo lasciarlo andare, quindi
la voglia, la forza, la determinazione è stata quella appunto di riacquistare questa bellissima e magnifica struttura, particolare e forse unica nel suo genere nella città di Palermo. Insomma, mi ha portato, ecco, a fare questo passo avanti. Per fortuna non sono stata da sola, quindi oltre appunto all'amministrazione comunale, come abbiamo detto prima, sono stata aiutata e supportata dagli artisti che hanno fatto parte di questa, di questo teatro, che hanno subito intrapreso insieme a me questa strada di riapertura. L'impegno è stato grande, ma era giusto così, perché una storia non poteva andare a morire perduta in questo modo, anche perché questo teatro è, come tutti sappiamo, è fondamentale per la città di Palermo, perché fa parte di una famiglia importante, qual è la famiglia Zappalà, che ha fatto e continua a fare e continuerà a fare la storia del teatro e della cultura a Palermo. Fermiamoci per il momento. D'accordo. Io non mi sono presentata, io sono Isadora Grifoglio e sono una di quegli artisti che tanto ha aspettato la riapertura del teatro. Oggi faccio parte della compagnia del Nuovo Teatro Zappalà, sono un soprano, insieme ovviamente ad Anita Venturi, ai tenori Mimmo Gheghi, Piero Lupino, insomma, poi piano piano li conoscerete tutti durante la stagione, perché siamo tutti presenti nel cartellone che potete vedere qui esposto. E tengo a precisare, o meglio, a rinforzare quello che ha detto Valentina. Noi non siamo semplicemente una compagnia. Ad oggi, dopo mesi di duro lavoro, di sforzo, di lotta continua contro tutti i problemi che ci si sono posti davanti, noi siamo diventati una famiglia. Mi commuovo un poco, perché penso veramente che questo non è solo un teatro, ma è diventato una casa. Una casa per tutti noi, che abbiamo partecipato tutti in ogni modo, ci siamo sforzati e siamo felici che oggi voi siate qua e che possiate testimoniare la gioia che proviamo tutti oggi nel rivedere questo teatro di nuovo illuminato, fuori e dentro. Ora vorrei lasciare la parola al nostro Angelo Custode, al consigliere Inzerillo. Io è la seconda volta che vedo emozionare qualcuno. Altre volte ho visto Valentina che si è emozionata pure per la riapertura di questo teatro, dove vedo effettivamente che l'affetto che lo circonda è davvero tanto, da parte di Valentina, che sin dal primo giorno si è spesa con tutte le sue forze, e devo dire che ho visto proprio la collaborazione da parte di tutti gli artisti, quindi questa voglia di ridonare, perché alla fine anche voi state facendo un dono alla città, di donare una struttura meravigliosa come questa, che è presidio di cultura, di legalità, è la cosa che è pure bella, e cui auspico è che questa struttura sia messa anche a disposizione dei bambini, delle scuole, così come lo è sempre stata. E quindi per noi amministrazione è importante ovviamente che ci sia appunto questa collaborazione poi perenne, a cui abbiamo auspicato tutti e che ci siamo prefissati nel corso di queste nostre di questi nostri incontri di interlocuzione. Io in realtà devo dire che sono io personalmente a ringraziare voi, a ringraziare l'onorevole Tamaio che mi ha messo in contatto con Valentina, perché questo in realtà non credo che io abbia fatto qualcosa di speciale, anzi sono certo di non aver fatto nulla di speciale, se non aver dato seguito a quello che è il ruolo di un amministratore, quello che è il ruolo di un rappresentante dei cittadini. Io ricordo sempre il consigliere comunale è colui che è stato nominato, che è stato eletto, non nominato, è stato eletto dal popolo, perché gli viene riconosciuta una fiducia. E questo ovviamente è un peso che molti di noi sentono veramente grande. Quindi il fatto di avere fatto da facilitatore in tutti quei percorsi burocratici che, come abbiamo avuto modo di verificare, non sono semplici e non sono scontati, e che purtroppo hanno bisogno di essere seguiti, ma non per un'inerzia degli uffici o degli assessori, che ringrazio per il contributo che hanno dato,
appunto affinché questo teatro venisse riaperto, ma perché la macchina amministrativa purtroppo ancora oggi soffre di un deficit strutturale notevole. Quindi io sono uno che non punta mai il dito verso qualcuno e non vuole trovare colpevoli, ma vuole trovare soluzioni. Quindi quello che ho fatto io, e l'ho fatto, ringrazio voi appunto per averci dato l'opportunità di registrare uno spaccato di buona politica, perché per me la politica è questa, essere al servizio dei cittadini, e quello che ho fatto io appunto è questo, ho fatto da facilitatore tra gli uffici e non posso, non per ultima, ma in primis ringrazio il sindaco Roberto La Galla, del quale ho una stima immensa, l'ho sempre detto pubblicamente, non gliel'ho mai detto personalmente, ma l'ho sempre detto alle sue spalle, perché ritengo una persona capace, una persona che sa che significa amministrare un comune difficile come questo e ha sempre dimostrato comunque grande umanità e sensibilità nell'affrontare i problemi. Questa è stata un'occasione appunto per dimostrare la sua bravura appunto nell'essere vicino alla città e ai cittadini. E quindi vi ringrazio per le parole che avete speso nei miei confronti, ma credetemi, sono io che ringrazio voi per averci dato l'opportunità di registrare una bella pagina di politica. Grazie. Grazie. Ovviamente è anche il suo turno, saremmo felici che anche lei desse il suo contributo. Sì, io vi ringrazio, il sindaco La Galla mi ha delegato a rappresentarlo, trazione materie direbbe lui, che è una sua espressione tipica, e io devo dire, mi associo a Gianluca quando dice ringrazio voi, perché voi avete una storia antica, peraltro non lo potete sapere, ma io sono nato a poche centinaia di metri da qui, quindi il Teatro Zappalà fin da ragazzino per me era una cosa che, anche passando per andare a scuola al Guglielmo Marconi, vedevo sempre di passaggio, ed è una realtà antica, storica, e molto anche vivace, diciamo, sotto il profilo della produzione artistico-culturale. Quindi aver voluto rimboccarsi le maniche e sconfiggere qualsiasi tipo di difficoltà per riaprire i battenti è un bellissimo segnale. Spesso, lo diceva Gianluca molto bene, non manca la volontà politica, mancano gli strumenti per essere operativi. Noi abbiamo due tipi di problemi, un problema interno di natura organizzativa non solo del Comune, di tutte le pubbliche amministrazioni che ormai sono anziane nei meccanismi, quindi nelle regole interne, e anziane nel personale, che comincia ovviamente a essere demotivato, e via via che fra l'altro il personale va in pensione non c'è neanche un afflusso di nuova classe dirigente, perché le risorse sono sempre quelle che sono. E abbiamo un problema di regolamenti, parlavamo proprio con Gianluca che sui finanziamenti dei teatri privati abbiamo un regolamento vecchio che va attualizzato. Io ho fatto un'audizione in Commissione Cultura qualche mese fa, prima delle vacanze estive, proprio per parlare di questo tema col Presidente Lotta e con gli altri componenti della Commissione Cultura. Il Consigliere Zirillo sa tutto perché se ne sta occupando anche lui attivamente, proprio perché l'amministrazione comunale deve essere comunque, deve avere la possibilità di essere più vicina alle iniziative private. È un auspicio al quale stiamo lavorando, ovviamente tutto va sempre bilanciato con le risorse, però non c'è dubbio che Palermo è una città che ha, nonostante i fatti di cronaca diano sempre immagini, diciamo così, deteriori della città, è una città che ha una vivacità culturale, una raffinatezza culturale, una molteplicità di iniziative trasversali, cioè di qualsiasi natura, che colmano ogni genere di esigenza di pubblico. È davvero difficile da inseguire, cioè da assecondare, ed è una cosa che stiamo cercando di fare anche moltiplicando gli spazi. Sono arrivato in ritardo perché ho fatto una riunione con i dirigenti sul Monte Vergine Garibaldi, poi ti spiegherò alcune cose fresche, e stiamo cercando di razionalizzare le attività ai cantieri culturali, stiamo cercando di creare iniziative come la Chianata di Monte Pellegrino, dove sono stati coinvolti 40 artisti, per dare il segnale di una città che finalmente rinasce sotto il profilo artistico-culturale e soprattutto
no, come dice il genio di Palermo, lo vorremmo contraddire, non nutre gli estranei e divora i suoi, ma al contrario, non divora gli estranei, ma comunque li lascia dove stanno e nutre i suoi. Quindi questo sarebbe, diciamo, l'ideale e la linea che con il sindaco Lagallo ovviamente ci siamo dati con l'amministrazione. Quindi considerateci vostri interlocutori e speriamo di essere sempre più vicini anche alle iniziative private. Grazie. 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 I suoi interlocutori, ma direi anche facenti parte di questa grande, allargatissima famiglia del Teatro Zappalà. E ovviamente ora è il vostro turno, se c'è qualcuno che vuole porre qualche domanda alla signora Vitale, all'assessore o al consigliere, prego, che comodi. Nessuna domanda? Se non c'è nessuno vado io. Prego. Federica Virga, Palermo Today. Il teatro, diciamo, è finito, avvolto in una spiacevole storia giudiziaria. È andato all'asta, voi lo avete ricomprato, eccetera, eccetera. Ne abbiamo già scritto, ci siamo sentite già in passato. Come è stato possibile superare questo scoglio, effettivamente, del burocraticamente, ecco, parlando? Non capisco la domanda, nel senso che non c'è stato nessuno scoglio, perché, cioè, chiunque poteva comprare questo teatro. Sì, il bando era un bando pubblico, quindi chiunque poteva andare a versare la quota, insomma, come si fa in tutte le aste pubbliche, quindi lo poteva fare chiunque. Era un bando pubblico, ripeto, quindi fatto dal Tribunale di Palermo, quindi poteva farlo chiunque. Fortuna nostra ha voluto che non lo ha fatto nessuno, e quindi io sono stata l'unica ad essere ad avere fatto la mia proposta. Quindi nessun altro aveva. No. Ok, e c'erano ovviamente dei termini in questo bando. Certo, è chiaro, c'era il termine per versare. C'era una base d'asta, voi avete fatto una proposta su questa base d'asta. Assolutamente. E sì. Avete fatto la vostra offerta è sì, stata accettata. Come funzionano regolarmente le aste, quindi okay. Sì, versando una caparra e poi versando la quota restante nel momento in cui erano scaduti i termini. Quindi. Tu sei l'unica titolare effettivamente. Sì. Sì. Ok, e scusami se ovviamente. La compagnia che già esisteva e sì, di cui anche tu facevi parte, quindi adesso in realtà cambia un po' forse lato del palcoscenico, resterà in piedi, ti ha supportato in questa iniziativa? Assolutamente sì. Ha provato magari anche a contribuire assolutamente sì, tra virgolette economicamente a questa, immagino che comunque ci sia stata una comunque cifra tra virgolette importante da sostenere per poterla acquistare. Tutta la compagnia mi ha sostenuto intanto moralmente, questo è fondamentale, perché comunque il lato economico si supera, il lato morale invece è molto più importante, quindi mi ha sostenuto moralmente tecnicamente. Tecnicamente, perché sì, è vero che io oggi sono la titolare, però sono anche attrice, sono anche ballerina. Ora con questo piede non più, sono anche ballerina, sono amministratore, insomma io sono anche autista perché ho portato la compagnia in giro col pulmino, quindi io sono il tutto, ma tutti sono tutto insieme a me, quindi abbiamo contribuito tutti in qualche modo. Ok, l'ultima domanda se posso. Franco e Antonio Zappalà che ruolo avranno all'interno di questo teatro? Franco Zappalà, anche lui è stato di grande supporto chiaramente in questo teatro, sarà il regista di tutte le produzioni che faremo. Nino Zappalà sarà presente come attore, ovviamente sarà parte attiva anche lui una sicuramente che è Gatta Cicova. Sarà presente come attore. Sì. Ci aspettavamo, diciamo, fosse presente qualcuno, magari per qualche domanda anche a loro. Abbiamo preferito così, ma più che altro per non allungare. Io sono qua, dico casomai, non sono, ma non è stato. Franco Zappalà è là. È a piede libero. Sì, sì. Non è latitante. Non è latitante. No, volevo sapere che sensazione prova
a vedere comunque il suo teatro. Allora, dico, che resta il suo teatro. Capiamoci, un teatro, anche così l'assessore se ne fa una, diciamo, una piccola chicca per sé, così. I teatri, le strutture, sono dei capannoni, sono delle. È quello che sono, ci metti dentro. Non sono niente. Questo teatro poteva prenderlo chiunque, ma alla fine il problema è il cuore, quello che tu gli dai, da lì nasce il teatro. E semplicemente questo qui poteva diventare veramente un grande capannone dove potevamo fare una bella piscina, si poteva, chi lo comprava, un parcheggio, poteva fare qualsiasi cosa. E allora, dico, siccome la mia, io l'ho costruito questo teatro da zero, dico, ricordiamo che era una discarica a cielo aperto. Cosa c'era prima qua? Una discarica a cielo aperto. C'erano copertoni, c'era di tutto. Qua era una cosa. E da questo lo ricordi, vero assessore? E da questo. In che anno? Nel 94. Nel 94 ho messo mano. E allora mi ricordo perfettamente che ebbe una delibera fatta per un anno. Con il rischio che dovevo rismontare e andare via. Però, vista la struttura, visto quello che c'è stato, quell'amministrazione allora continuò a dare delle proroghe e poi sono passati 28 anni. 28 anni di storia, chiaro, perché, ripeto, noi facciamo solo questo mestiere. Io dico sempre, uscendo fuori da un teatro non penso che ho una vita. La mia vita è qua, là. Ieri sera sono stata a Isola. Ho rappresentato uno spettacolo bellissimo in una platea dove c'erano 1000 persone, dico, quello è il mio posto, ok? Perciò, dico, alla fine se questo teatro non è più degli Zappalà, me ne posso fregare di meno, perché comunque il mio punto non è stato mai la proprietà, il mio punto è stato sempre quello di fomentare e mettere su persone che oggi, dico, vi do una piccola... giorno 8 domani a Isola delle Femmine un certo Alberto Maniaci dirigerà l'Orchestra Sinfonica Siciliana, ok? Lì lui era qui in teatro con i capelli tipo Bob Marley, che accompagnava le operette, stiamo parlando di 20 anni fa, no? Ragazzino, accompagnava le operette, si metteva la coperta, siccome c'era freddo lui suonava e si addormentava sul pianoforte. Oggi dirige l'Orchestra Sinfonica Siciliana. E allora un senso questo teatro l'ha avuto, ce l'ha. E allora la mia forza, quello che io posso dare a Valentina Vitale, quello che io posso dare a questi giovani che poi alla fine mi hanno detto ti chiediamo due cose, noi possiamo partecipare, non vogliamo sbagliare verso la tua persona, ma dovete, chiunque, l'importante è che si fa arte. Dico, se questo teatro lo prendeva un'altra persona che faceva senza dubbio arte, che bene. Ma andava pure bene, l'importante è che non diventava, come diceva l'assessore, un parcheggio. Questo è chiaro. Per quanto mi riguarda, a me, lo dico apertamente, quello che mi interessa è che si continui a fare. Poi chiaramente questo teatro ha un supporto di abbonati, un supporto di pubblico che viene, l'assiste, ha ricevuto una marea di telefonate di persone che vogliono prendere le giornate per fare saggi, finalmente si è riaperto il teatro, e quello è l'indotto che crea una struttura come questa. Ma anche il supporto di una persona che 28 anni fa è venuta qua come clandestino dalla Giordania, al freddo, al poverino, denutrito. Lui ha aspettato, è tornato in Giordania per il lockdown, ha aspettato 3 anni e mezzo da riapertura e ci chiamava ogni settimana. Lui è un tecnico, Giordano, si chiama Jalal Mahmed, era semplicemente una persona clandestina, ora è diventato il migliore macchinista che esiste in Italia. Lui costruisce scenografie, le monta, le smonta, e lui è ritornato ora. È le braccia di questo teatro e la mente anche, perché ogni cosa che noi conserviamo lui ricorda dove si trova e noi magari la nostra memoria storica. Lui è impressionante, lui è incredibile. No, lui è nato, perciò lui oggi sa fare quello che sa. Tant'è vero che lui ha deciso autonomamente, questo forse è un pensiero che dovevano avere altri, ha deciso di fermare la sua attività. Cioè lui è rimasto in Giordania per 3 anni e mezzo ad aspettare la riapertura, sì. Pregava, sì. Ogni giorno diceva, chiamava, sì, sì. Io prego Allah, prego sì, Allah, sì, prego sì. Allah, vabbè abbiamo lo stesso Dio alla fine, gli ho detto, speriamo che oggi ritornate qui.
ha un contratto a tempo indeterminato. È rimasta qua. Ha avuto ovviamente il permesso di soggiorno, già ce l'aveva. Assessore, questo teatro, questa è una cosa che mi porterò fino alla fine. Mi devi credere. Ha sfornato, non so, forse un 3.000 unità in 28 anni. 3.000 unità tutte diverse. Noi facciamo produzioni qua con 140 persone, coro, corpo di ballo, e molte volte ci siamo messi... È un luogo anche di formazione, quindi formazione è ovviamente produzione di artisti. Questo è veramente... anche tra i progetti. E continuerà, esatto, sì. Diciamo, hai anticipato la mia domanda, continuerà a essere scuola, accademia, nel senso il nome Zappalà è un nome che non può essere slegato a Palermo, motivo per cui apprezzo il fatto che voi non abbiate cambiato il nome, lo avreste snaturato, ci sono degli esempi, non ancora, sicuramente l'assessore tra le righe lo sa, di privati che stanno riprendendo dei teatri, cambiandone completamente il nome e anche probabilmente nascondendo sotto il tappeto un pezzo di storia. In realtà, è un imprinting, nel senso che è l'anima del te, è anche un brand. Cioè Zappalà è sinonimo di arte, spettacolo, teatro. Non ci dimentichiamo che Gigi Proietti al Brancaccio è stato Gigi Proietti per tantissimi anni, ma chi ha prelevato il Brancaccio? Lo ha lasciato un Brancaccio, al massimo lo chiama Gigi Proietti, certo. Ma andiamo ad un gradino superiore, sì. Un teatro come questo che dopo 28 anni si chiama teatro e che poi tutte le altre cose tra le righe, ve lo dico, così lo puoi scrivere che è una cosa importante, il nome di questo teatro non è riferito a me, il nome, c'è una targa messa lì dal 94, appena entri, questo teatro è diciamo dedicato a Nino, perché è stato lui l'artefice del giardino inglese e Giglio lo ricorda perfettamente. Dico, e allora il teatro Franco Zappalà era soltanto che Palermo, alla fine, in tutta questa cozzaglia di problema che c'è stato, determinano Franco Zappalà io. È vero, mi chiamo Franco Zappalà, ma mio nome si chiama Francesco Zappalà, però in arte era Franco. E allora, dico, questa è la regola. Chiaramente levare il nome, come lo chiami? Piccadilly? Non penso proprio. La signora Valentina si è fatta due conti, mi ha chiesto due cose. Mi ha chiesto di lasciare il nome. Prima, se potevano partecipare all'asta. E io ho detto, ma state scherzando, fatelo. E il secondo, di lasciare il nome. Non Franco Zappalà. Io ho consigliato, chiamalo, Nuovo Teatro Zappalà, perché è l'inizio di qualche cosa. Ma è anche un punto di e in questo il sindaco è stato splendido, perché mi ricordo, ha detto alla signora Valentina in una riunione, la prima riunione, si è alzato, dice, io è dare travaglio, mi so, sì. A Palermo, io è dare travaglio, non mi interessa niente. Cioè, il teatro deve stare vivo, deve vivere, sì. Punto. È stato bellissimo, è un segnale, sì. Penso che... Cioè, io sono qua per dare posti di lavoro e non per toglierli, quindi è giusto che il teatro vada avanti, si è alzato questa montagna, io che sono un metro e basta, ho avuto paura di questa montagna, ho detto che sta succedendo. No, qui Palermo deve avere posti di lavoro, non toglierli, quindi io sono accanto a voi, insieme a voi e con voi. Quindi questo mi ha dato anche molta più carica. Poi onestamente non amministrare, credimi, mica sono felice, io sono... Mica credo, perché adesso mi arrivano le comunicazioni tramite WhatsApp. C'è da fare la regia, da quel momento comando io. Con grande democrazia, quando saremo in palco, un padrone sogno io. Poi del resto non me ne frega niente, se la signora pagherà la luce, pagherà l'affitto, pagherà i suoi problemi, che ben venga. Io mi faccio l'attore e sogno felice, finalmente. Parliamo magari di quanti attori ci saranno, di quanti spettacoli faremo, andiamo un po'... E questo non lo devo dire sempre io. Allora, no, perché è la parte... E allora, quello che si occupa lui, allora, tu calcola che le produzioni saranno 10. In queste 10 produzioni si articoleranno ballerini, tenori, soprani, ci sono vari settori, c'è il musical, c'è la prosa, ha deciso di invitare anche dei nazionali, dove Uccio De Santis sarà
con il trio Voodoo, ci sarà questa chicca di Uccio, ci saranno i catanesi, Cosimo Contraro ed Emanuele Puglia, che a Catania vanno alla grande, perciò sono inseriti con una produzione. Poi c'è il teatro, ci sono due o tre commedie storiche. Dico, mio padre ha 89 anni, come fai a non dirgli, fai una produzione? Se non glielo dici si offende, anzi si incazza. Perciò a questo punto dico, farà Agata Cicova, ci sarà un Non ti pago di De Filippo, quadri d'opera fatti da cantanti che vengono da fuori, Morini, La Ferri, sono tutti cantanti in carriera, stanno lavorando, perciò chiaramente lì metteremo un'orchestra per cercare un attimino di arricchire il tutto. E ci sarà un omaggio a Maria Callas e lì ci saranno tre soprani, che sarà la Grifoglio, sarà la Venturi e sarà la Ferri. E ritornerà l'operetta, bentornato operetta. L'operetta è una, questo teatro è stato veramente promotore dell'operetta, l'ha spinta ai massimi livelli. Ci sarà uno spettacolo dedicato anche all'operetta. E poi Caterina Salemi mi ha pregato, dice facciamo una cosa, io l'ho vista in faccia, disse, minchia, si è fatta vicchiaretta, avevo farà suocera, sì, la suocera, è in cartellone, non mi dire come verrà, non lo so, però verrà, perché Caterina è bella di una donna di spinta. E poi mi sono ritagliato, ho detto, per favore, una cosa la devo fare io per i fatti miei, sarà un recital che farò a febbraio, che ho scritto, 3 anni senza me, scusatemi tra le ride, per me il teatro è il mio cuore. Perciò questo recital, 3 anni senza te, è una storia proprio tra me, sarò solo, io e il pubblico, finito, dove racconterò un attimino, e quella sarà una maniera per invitarti a venire. Ma verrò anche prima, assolutamente. Ah sì? Sì, ah, perfetto. Anche dopodomani. Dopodomani c'è l'inaugurazione, non so quanta gente ci sarà, ma c'è il desiderio. Quanta canta? Alle 21.30. Che capienza ha il palco? Allora, il teatro ha 772 posti. Il palco è il palco più grande dei teatri privati, perché è 240 metri quadri, con tutto quello che c'è attorno, 14 camerini per gli artisti, 12 bagni per il pubblico, diciamo la struttura è pronta come sempre, e i complimenti fatti da sempre, assessore, da sempre, da tutte le persone, Pippo Franco, tutti quelli che venivano qua da fuori dicevano, ragazzi, un teatro come questo in Italia non esiste, ma è la verità, perché io quando l'ho fatto costruire, l'ho disegnato io, ho detto alla OMAC, stracciate, distruggete il progetto, questa è l'unica maniera perché io metterò una firma. Questo teatro non esiste al mondo, così come è creato, concepito. Perciò questa è la storia, ecco perché Franco Zappalà è qua perché comunque deve fare il suo, e poi è campato. Cioè, se non mi chiama lei, mi chiamano fuori, ma io devo andare, devo fare il mio teatro. Grazie, non ne saremmo persi senza Franco Zappalà, assolutamente. Qualche altra domanda? Qualcun altro? C'era il giornalista di Dolan. Ah, scusami, sono accecata. Non hai niente di tutto. Va bene, signori, allora. Io oltre a invitarvi ovviamente giorno 9, quindi sabato prossimo, fra 2 giorni, alla nostra inaugurazione, noi faremo un recital che si intitola Tutti insieme appassionatamente, proprio perché siamo veramente tutti noi, la compagnia, insieme appassionatamente ci siamo impegnati per questa inaugurazione e per questa riapertura. Vi invito ovviamente adesso a partecipare a una piccola colazioncina, un brunch, chiamiamolo così. Quindi... dice che è rimasta senza soldi, perciò proprio una cosina. Quindi accomodatevi pure, grazie per essere intervenuti e ci vediamo durante la stagione. Grazie. Grazie. Lui è il nostro tecnico specializzato, un macchinista, quando dice macchinista di spettacolo, cioè tu gli dai il materiale sfuso e gli fa una scenografia. Lui è il cuore del teatro da 21 anni.